per mettere in luce chi era dall'altra parte dell'obiettivo e quindi raccontare un po' questi fotografi fino agli anni 50, 60, 70, come si muovevano, qual era il loro modo di fotografare e anche il perché sceglievano questo nuovo genere di un mito che è nato proprio in Italia, del paparazzo, cioè di quel fotografo d'assalto, proprio era così denominato, che ha trovato un nuovo genere nel fare una fotografia d'assalto costantemente, cioè non un episodio isolato, ma un genere fotografico vero e proprio dove da una parte c'erano fotografi senza scrupoli e dall'altra divi che si prestavano al loro rubata. L'immagine non richiesta, l'immagine inaspettata è la fotografia che viene presa per strada in genere, sulla strada, sulla pubblica via e dove quindi è giusto che sia poi a disposizione dell'opinione pubblica. Che hanno fatto un po' il gioco di caccia e ladri.